È arrivato il momento della prima palla 2, dunque iniziata. Sassa di Sesto San prende la linea di fondo e sono del palleggi del numero 5 di Sassari, fuori da Olinshid, tripla ben presa e a bersaglio, tripla di Conti, e il numero 3 di Sesto San Giovanni riprende della imprecisione del suo tiro, altra tripla, se la prende Jones, minimo di spazio Olinshid, poi Begis dentro da Moore che lavora molto bene contro Toffolo, qui resta avanti sul 18-16, prova a rispondere e risponde immediatamente Olinshid. Sassari sicuramente mi è rimasto un po' più impresso lo 0 su 2 del primo quarto, perché poi in realtà Sassari non aveva fatto così male a interrompere la carestia offensiva della Dinamo Crudo, riuscendoci. Due punti pallone, poi Moore non riesce a chiudere, scappa via dall'altra parte Ivana Razza, che ha tutto il tempo di frenare, da trucco mette palla per terra, batte Olinshid, si va sotto da Moore, momento di far riposare Jones e Carangelo. Non è un bel affare dimenticarsi Gina Conti, che ce l'ho palla solo deviata da Conti, Carangelo che forza la tripla, è una corta, rimbalzo che premia la formazione rossonera, Guatmi sbaglia, segue e segna due punti, che tripla dall'altra parte, frontale di Maya Olinshid, prova ad andare da Trucco che si mette spalle a canestro con Olinshid, riconosce che non farà più parte della partita. Bella presa di posizione di Crudo, mismatch a Olinshid, bella palla sotto per Ivana Razza. Discrepanza tra il cronometro della partita e quello dell'azione, qui si aprono le maglie difensive della Dinamo 2. Moore, palla che gira perimetralmente, tripla di Olinshid, perfetto. Non perfetto. Dotto Carangelo che voleva spendere il fallo, arbitri che hanno fatto giocare e allora tutto è recuperato il pallone Dotto, Watmey ha tutto il tempo per arrestarsi. E tacco, che poi ti dà anche entusiasmo, perché il problema è quello là. Se non fai Togliani, si fa vedere Toffolo che prova ad attaccare Conti, 12 secondi al termine, Moore trova anche il canestro da 3, che 29% da 3 per Tinara Moore, ma soprattutto solo 7 tentativi, questo era l'ottavo. Si è imposto sulla Dinamo con il punteggio di 81-61, con questi due punti la squadra di Cinzia Zanotti sale a quota 18. In Sardegna c'è un carnevale per ogni luogo. Dall'8 al 13 febbraio Tempio Pausania si veste a festa per Luca Rasciali Team Piesu. Incontri straordinari, carri allegorici e sfilate fino al fuoco purificatore del martedì grasso. Vivi la magia dei 6 giorni di festa, scopri la bellezza del Carnevale di Tempio.